No, questi due, anzi tre, anzi quattro. Straccio, straccio. Credi davvero che la tregua di Iron Mike con questi bastardi durerà? Non lo so. Gnanti di merda, dopo quello che hanno fatto al braccio di Boozer e anche a Lisa, cosa? Ho trovato questo in mano a uno di loro. Che è successo? Tu e Boozer vi siete scontrati con i ripugnanti prima di rubare gli antibiotici? Io... non lo so. Senti, non so di cosa mi accusi, Carlos, ma ti giuro che farei di peggio se avessi tra le mani quel pezzo di merda. Forza, andiamo. Però c'era una camionetta, cavolo, da svaligiare. Non ce la fa fare. Ok, dobbiamo seguire le linee verso sud, controllare i trasformatori e assicurarci sia tutto in ordine. D'accordo, ti seguo. Posso farti una domanda? No. Posso impedirtelo? Come sei finito nei motociclisti? È una lunga storia. Mi piace andare in moto. Ok, ero un membro della decima di montagna, un'unità avanzata che collaborava con l'Alleanza Settentrionale. Ehi, non sapevo fossi stato nell'esercito. Perché? Mi fai raccontare? Scusa. Eravamo diretti a Mazar-i Sharif, quando un gruppo di talebani nella direzione opposta ci ha teso un'imboscata. I loro autocarri erano equipaggiati con ZU-23, cannoni antiaerei modificati. Un arsenale? Già, puoi dirlo forte. La nostra jeep è esplosa, precipitando da un burrone dritto nel Hari. Sai quanto è difficile affogare in Afghanistan? Parecchio. È un unico enorme deserto. Comunque, io sono stato scaraventato fuori e quando ho ripreso i sensi ho visto la jeep nel fiume. L'ho raggiunta a nuoto sperando di trovare qualcuno vivo. Poi ho trascinato un corpo a riva. L'ho fatto altre 7 volte. Quando ho tirato fuori Tanner, il mio sergente, un fratello per me, sono crollato. E quando sono tornato a casa, non lo so, ho comprato una moto. Ho trascorso un paio d'anni sulla strada, spostandomi da un posto all'altro e... A Farewell? Sei cresciuto lì, giusto? Sì, sì, più o meno. Quando mi sono sistemato lì, ho trovato un lavoro nell'officina gestita da questo tipo, il vecchio Jack. Era lui il capo della banda. Lo chiamavamo... Fermo un attimo perché... un tratto qua mi ha fatto venire la malinconia della... della moto. Io sono un ciclista, però... io ho una Honda WFR che presi al posto di una CBR. La WFR è un turismo veloce, vengono chiamate. La CBR invece è sportiva, proprio. Io scelsi la WFR, anche se in realtà, se mi spiego, scelsi la WFR perché speravo di fare turismo, mototurismo in tutta Europa. In realtà poi abbiamo visto che l'economia, anni e anni che fa schifo, che è andata deteriorandosi, e quindi non ho avuto questa possibilità. Dicevo, avrei fatto meglio a quel punto per la CBR, perché tanto alla fine ho usato la mia moto come... come se fosse stata la CBR. E quindi niente, per un attimo qua, quando questo ha raccontato dell'aver passato 2 anni in giro in moto, mi è avuto un po' una specie di malinconia, no? Perché mi sono messo un attimo nei suoi panni. Una cosa che tra l'altro oggi non si potrebbe neanche fare, perché forse nell'America, appunto, di qualche anno fa, magari facendo lavoretti, no? Perché chiaramente o hai un conto in, allora, se hai un conto in banca, tu puoi passare anche... cioè se sei ricco puoi andare anche 5 anni in giro e non fregartene di tutto, un albergo o l'altro, bread and breakfast eccetera eccetera, ma chiaramente se non è così e lui non ritrae sicuramente la figura di un ricco, vuol dire fare lavoretti, cioè vuol dire andare in giro, fermarsi, fare un po' il meccanico da una parte, fare una cosa che forse, appunto, ripeto, è possibile in America, perché non credo che al giorno d'oggi, soprattutto in Italia, ti lasciano fare una cosa del genere, no? Perché devi essere tutto assicurato, devi essere tutto, cioè, tutto in regola, no? È un casino burocratico, quindi non è che puoi dire ah, sto qui una settimana e faccio dei lavoretti, e si trova la persona disponibile a fare questo.
quindi niente, per un attimo mi sono messo nei suoi panni e l'idea appunto di viaggiare per l'America, per gli Stati Uniti, c'è una grande varietà di paesaggi, eccetera, eccetera, ma così ha suscitato un po' di Presidente, malinconia e mi sono un fu po' lui stesso a volermi. Ah, medesimato. Jack, l'ho sentito nominare da Buse. È finito in prigione, no? Eravamo in guai grossi e lui si è sacrificato per proteggere la banda. Si vede che tu e Buse siete uniti. Sapevamo, rapinavamo. No, rapinavamo, se svaligiavamo la camionetta della polizia, almeno c'era un po' di munizioni gratis. Oh merda, mai un attimo di pace. Torneremo domattina. Trova gli attrezzi necessari e lo rimettiamo a posto. Ci saranno meno furiosi in giro. Quindi niente doccia calda? Ok, ma prima ti mostro una cosa. No, Ricky, è stata una lunga giornata. Andiamo, sei un esperto di furiosi. Voglio mostrarti qualcosa che non L'esperto conosci. di furiosi. Dai, tanto siamo già qui. Merda, ok. Andiamo. Era un pipal, Posso chiederti una cosa? No. Oddio, ci riusciamo. Posso impedirtelo? Perché andate in giro vestiti così? Che vorresti dire? Perché indossate ancora il gilet? Tu e Boozer, intendo. Non state cercando nuove reclute e non avete più un territorio da marcare. Cosa No? c'entra? Un paio di colleghi allo stabilimento indossavano i simboli di una banda nel weekend. Un giorno ho chiesto loro perché. Mi hanno risposto che era un modo per gridare vaffanculo alla polizia, alle autorità, alle istituzioni. Tu a cosa ti ribelli? Alle cose rimaste. Ascolta, li indossiamo e basta. Cosa vuoi che ti dica? Non so Boozer, ma io non cerco di comunicare proprio niente. È solo un gilet. Ma mi rappresenta. Ho fatto parecchie cazzate in vita mia, ma unirmi alla banda, diciamo che è una delle poche scelte di cui non mi sono ancora pentito. Magari ha tagliato un discorso. Ricky, perché siamo qui? Ho già visto i droidi dalla porta Spider-Man. della Nero e anche le Lo Orde. so, ma questo è diverso. Guarda. A volte vengo qui a osservarli. Si nascondono in quei vecchi depositi da cui escono la sera, come se li chiamassero per la cena, ok? La mattina tornano dentro e credo si ibernino. Vuoi dire che non sei mai scesa a vedere? No, una volta mi sono avvicinata e una decina di loro mi ha inseguita. È come far cadere un alveare. Dai, andiamo via. È quasi buio. Cosa c'è da vedere? Un'orda come le altre. Ti sono venuti qui per cosa esattamente? Ok, comunque l'altro giorno, beh, ho assistito a una scena incredibile. Oh, hai voglia di chiacchierare? Sentiamo. Aspetta, fammi indovinare. Hai visto un elicottero della Nero? Un attimo, come fai a saperlo? Ci sono stati diversi avvistamenti ovunque allo Strake. Cazzo! Che ti importa? Non sono qui per aiutarci. Sparano a vista, a quanto dicono. niente Oh, sembrava il contrario. ma che discussione è? Ehi, dove sei stata oggi? Mi sei mancata anche tu. Sì, beh, Schizzo ha detto che è riuscita con Deacon e mi sono preoccupata. Eddie, sono stanca, ok? Questa è Ehi, bella. Dick, grazie. Sì, beh, chiamami quando vorrai sistemare il trasformatore. Mi trovi in giro. Certo. Che stronzate. Ma perché fai così? No, no, perché tu fai così? Te l'ho detto, sono stanca. Tutto qui. Ok, scusami. Come ti ho detto, ero in pensiero. Non è da te sparire senza dirmi niente. Ok. Tutto qui?
effetti c'è qualcosa di strano. Ero in classe quando... insegnavo inglese al Community College di Chemult. E i miei studenti erano per lo più casalinghe o gente che... questo posto non mi è mancato. A un certo punto abbiamo sentito delle... guarda, troppo tardi per la bonifica palustre. Che peccato, invece, schizzo. Schizzo. A proposito di schizzo, cosa ti avrà fatto tutto il giorno? Cazzo. Karen e gli altri hanno provato... Che posso fare per te? Allora... Sì, ottimo. C'è un solito rifornimento, ma sì. Sarei tentato di andare da Copland adesso. Ah, ottima scelta. Sì. Non so nemmeno come sono arrivato qui. Alla prossima. Accidenti. Da non crederci. Ehi, Dick. Do un'occhiata. La tua moto serve una messa a punto. Allora. Torna quando saprai. Da gratis. Vuoi. Allora. Okay. Che dice qua? Dicono che c'è una squadra di Sierra Nero ancora. Questo invece era randaggi. Andiamo da Copland, dai. Aprite, non ho tutto il giorno. Eddie, fallo entrare. Qualche settimana fa. Occhiata, se non mi ricordo più cosa. Ehi, Manny. In teoria avevamo preso tutto, mi sembra. Motore. Cose. No, c'è il telaio. Ora ho capito perché le chiamano così. Altre. Boh, quindi non mi sembra che ci sia niente di speciale. Nessun terminale. Questo baraccotto qua però è... Bene, hai bisogno d'altro? Volevo cambiare, no, più che altro il fanale effettivamente. Volte faro. No, me lo fai vedere... Ma scusa. E io che cosa vedo da questo fanale? Che forma ha questo fanale? Facciamo un riferimento, ma ormai abbiamo finito i soldi. Fuori. Potrei avere altra roba dopo. Allora, andiamo a parlare a con... Dopo, amico. Dicon, ehi! Demon. Saint John, ho una taglia per te. Ti ascolto. Devi trovare Ned Walker. Ha una sciarpa rossa. È arrivato con i suoi uomini sere fa, ma non l'abbiamo fatto entrare. Così ha ucciso una guardia ed è scappato. L'avete seguito? Si è rintanato in un campo di predoni a nord del Monte O'Leary. Immagino tu sappia dov'è. No, ma lo troverò. Non ha fatto entrare, cos'è? Ha ucciso la guardia così per vendetta. Non capisco. Che mi seleziona quella missione là. Sto parlando con lui, mi dà una missione e mi seleziona quella vecchia. Cope, sono al campo. Ho qua il faro. Cope, chiudo. La marmita. È un giusto grado di trash. Mi piace. Ehi, Cope, l'uomo che ha ucciso. Chi era? Un ragazzino. Tutti lo chiamavano Gopher. Non so il suo vero nome. Gopher. Quanti anni aveva? Era un ragazzino. Avrà avuto 20 anni al massimo. Non so come sia vissuto così a lungo. Ma era uno a posto. Perché me lo chiedi? Nessun motivo. Se passassi più tempo al campo a socializzare, magari lo troveresti un motivo. Cope, chiudo. Volevo vedere una cosa.
67%. Ah, che volevo arrivare a prendere quel punto là. Così ci dà una mano, effettivamente. Velocizziamo. Quantomeno è un mezzo cheat, ma serve almeno a velocizzare le cose. Scusa, c'era una trappola, va. Che diavolo? No, cosa vuoi? Perché? Come ha fatto a sentirmi? Su. Una volta che siamo venuti qua era vuoto, perché non c'avevamo una, non avevamo una messa. Ma cazzo hai fatto vedermi? No, non ci provare. Perché il bastardo l'ha ucciso? Facciamolo fuori. Ce n'è una sopra. So dove ti nascondi. Hai nascosto! Ho addosso! È situazione di merda questa, e poi intanto non abbiamo più. No, qua siamo nella cacca. Perché diavolo continua a spostarsi in quel modo? Una vittima. Avviciniamoci. Muori o no? Morti. E non si possiamo costruire qualcosa. Ma questa storia. Ok, uno possiamo. Ok. Ma con una pistola mi ha ammazzato. Vai a curarmi. Non stava andando neanche male, però ci hanno colpito. Chi era? Un ragazzino. Tutti lo chiamavano Gopher. Non so il suo vero nome. Gopher. Quanti anni aveva? Era un ragazzino. Avrà avuto 20 anni al massimo. Non so come sia vissuto così a lungo, ma era uno a posto. Perché me lo chiedi? Nessun motivo. Se passassi più tempo al campo a socializzare, magari lo troveresti un motivo. Non si può salire. Bro. La trappola. Ah, vedi che c'era qualcosa. Stai da solo al letto. Posso scaldare io, sai? Da quant'è che non hai compagnia, eh? Qui nessuno è geloso, vero ragazzi? Vieni fuori, bello. Quello sale, ce n'è un altro che è passato fuori di qua. È andato su a sua volta. Dannazione, dove è andato? Troviamo lo stronzo. Questi che c'erano qua dove sono? Tento dire che è un piacere vederti. Così si vede, così no. Affumicalo! È a terra! È a terra! Io non ho lanciato nessun fumogeno, vabbè, l'hai lanciato te il fumogeno. Poi no! Altri? Altri? Ma che cazzo, precisione, non si può risposta di 800 km, stiamo... Sistemato.
Non ci dà il numero delle persone. Potrebbe servirmi. Quindi, basta. Qua ce ne deve essere uno, no, forse sopra. Che abbiamo qui? Fumogene. Questa. Se non sono lupi normali. Niente. Siamo a tre. È un esperimento. Non gli ha fatto niente. Sembra tanica. Cari miei, se mi mettete sotto così, effettivamente io non riesco a spararvi. Quanti sono? Che stronzata è che? Perché si mettono sotto? L'hai fatta col culo. Facciamo dunque, si scende lì e basta. Lì. Se no bisogna usare le granate, ma il problema è che stanno fermi e se ne vanno per fatti. Quella moto è là. Se vado qui sotto. Ma che cazzo? Ma scusa, ma che cazzo di... Minchia. Vai, vai! Su! Fuori dai piedi! Sono lunghi mannari, non ce la faccio, non ce la si fa. Cos'è, fanno un salto di 10 metri? Ma per fortuna riparte da qua. Usa qualcosa. Quello che sto fumosino, ma va a fare in culo, ma cosa... Ascolta, ma sei scemo, che cosa? Cosa ho selezionato a fare qua? Questo è il fumogeno, io ho selezionato il sasso. Piuttosto fumosino, ma dov'è adesso? Aspetta, andiamo a dire un attimo. Seguo la moto. Dai, dai. Cope, tutto fatto. Non
sentirei più parlare. Portami la sua bandana. Come noi. Sì. Ah, sono caduto. Ammazzalo per il colcicato. Che ci ammazza prima lui. Ah, ci vuole il doppio. Non so come ha fatto a mancarci. Hai mandato degli uomini a prenderlo? Vecchio da mannaro. Sì, e di colpo è diventato molto più disponibile. Immagino che i nostri siano arrivati appena prima dell'orda. L'avranno minacciato di lasciarlo lì se non diceva dove erano i semi. Oh, ma che strano. Beh, io l'avrei lasciato a marcire. Già, ma sai come la pensa Iron Mike? Allora. Adesso c'è sempre qualcosa là. Tommato anche questa mi sembra un po' vuota come zona. Qua c'era ancora questo. No. Carburante è insufficiente. Forse qui però. Forse. Vai. Andiamo là, dai. E c'è anche Tucker. Ehi, fatemi entrare. Lo conosco, fallo passare. Bentornato, Dick. Ehi, Damon, come va lo smercio di armi? Basta. Ottimo lavoro. Quel figlio di puttana mi ha fatto perdere diversi uomini. La prossima volta chiedi a me. Mi stai offrendo volontario? Questa è bella. La mia moto. Vada, Manny. Per qualche credito puoi rimetterla in sesto. 93. Cioè, a un certo punto mi viene il dubbio che alcune missioni, quando non la completi, è perché forse non hai fatto tutto, però è possibile. Perché alcune sono... si progrediscono, però cioè, arrivi al 98%, che cos'è che mancava? Qua 93, cos'è che mancava? Dick, come va? Ok. Damon, come butta? Dick? Manny. La moto, ti serve benzina? Sempre a secco, eh? Per un pelo. Niente, andiamo qua. Cancello, è una faccia conosciuta. Hai mandato degli uomini a prenderlo? Sì, e di colpo è diventato molto più disponibile. Immagino che i nostri siano arrivati appena prima dell'orda. L'avranno minacciato di lasciarlo lì se non diceva dove erano. Ora. Oh, ma che strano. Beh, io l'avrei lasciato a marcire. Già, ma sai come la pensa Iron Mike? Dick, grazie d'essere passato. Che succede? Ricordi Larsen, l'uomo che ha visto quella ragazza a Marion Forks? Ne abbiamo parlato. Sì, mi ricordo. Beh, è tornato lì per vedere che cosa riusciva a trovare. Ma sembra scomparso nel nulla. Forse ha incrociato un gruppo di randagi che attraversavano i boschi di Belknap. Merda, ultimo avvistamento? Un edificio a est in città, l'Old Wagon Hotel. Sì, lo conosco. Grazie, Dick. Davvero. Questo.
Intanto selezioniamo questo. Andiamo a fare benzina. Che si muove. Oh. Che posso fare per te? Zenny. Mi è assetata, eh? Abbiamo un sacco di crediti, ma. Dobbiamo ricontrollare le armi, mi sembra. Ci vuole una pistola, una bella magnum, qualcosa del genere, eh? Ormai. Però. Bene, sei qui. Ti serve. Come va qualcosa? La vita da accampati, Alkai? Novità? E questo, mancarino. La situazione però è nulla. Oppure c'è questo. Dobbiamo provare a livello 3. Questo non mi convince. Questo almeno mantiene precisione gittata. Fa un po' più o meno danni, ma c'ha una cadenza di fuoco pazzesca, per cui. Condizione spazzatura. Forse c'è un dislivello tra i vari campi. Qua abbiamo un sacco di soldi, ma sostanzialmente non ci serve a niente. Vabbè, si potrebbe comprare questo, ma. Ci sei? Da fare un confronto con l'altro campo, ma. Fammi un fischio se hai bisogno di altro.